Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi, per raccontare questa storia, ci trasferiamo nel sud della Spagna, più specificatamente nella città di Murcia, nel quartiere di Santiago el Mayor. Questa è la storia di uno dei crimini più scioccanti della cronaca nera spagnola degli ultimi decenni. Prima di partire, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, così da non perdere i prossimi video, e di lasciare un commento ed un like se il video vi è interessato. Andiamo ad iniziare. Il protagonista della storia è José Rabadán Pardo, 16 anni, un ragazzo come tanti. Viene descritto dai familiari e dagli amici come un ragazzo timido, un po' introverso, ma molto educato, e non aveva fino a quel punto dato molti grattacapi ai genitori. Insomma, nulla che sia al di fuori della normalità di un comune adolescente. Il vero neo di José è che era estremamente viziato dai suoi genitori, i quali cercavano di accontentarlo in tutto, nonostante non navigassero nell'oro. Infatti la mamma era una casalinga che, oltre a prendersi cura della casa, doveva accudire la figlia avuta da un precedente matrimonio, che purtroppo era affetta dalla sindrome di Down, ed il papà era un semplice camionista. I genitori probabilmente cercavano di accontentare il figlio in tutto perché vedevano in lui anche una sorta di riscatto da quella dura vita che faceva. E speravano che almeno lui potesse avere tutto ciò che desiderasse nella vita, un po' quello che sperano tutti i genitori in fondo. José evitava il più possibile di svolgere attività in cui fossero coinvolte molte persone. Usciva qualche volta con i pochi amici che aveva, che definiva semplicemente persone normali con le quali faceva cose normali, persone che non rubano né assumono droghe. Generalmente, però, preferiva stare solo nella sua stanza. Trascorreva molte ore davanti al computer a chattare e a giocare a videogiochi. Era letteralmente ossessionato dal videogioco Final Fantasy VIII e si dice che, proprio ispirato dal videogioco, era riuscito, dopo tanta insistenza, a farsi comprare dai genitori una spada da samurai, una katana appunto. José non era un bravo studente, aveva studiato fino al terzo anno del liceo, che aveva ripetuto 2 volte. Frequentava lezioni di karate, ma non era riuscito a raggiungere risultati soddisfacenti. Neanche in questa attività, infatti, non era andato oltre la cintura bianca. Forse questa sua svogliatezza nello svolgere attività che non fossero mero divertimento era sintomo di un problema più preoccupante, che è stato evidentemente ignorato, e soprattutto era fonte di discussioni con il padre. Quest'ultimo, infatti, ormai stanco della scarsa volontà dimostrata dal figlio in qualsiasi attività che non sia giocare o chattare o uscire sporadicamente con gli amici, lo aveva costretto ad iscriversi ad un corso professionale per saldatori. La paura del padre sembra essere, secondo gli psichiatri, uno dei principali punti di svolta nella personalità di Rabadán. José provò a frequentare il corso, ma alla fine, sorpresa sorpresa, aveva deciso di abbandonare definitivamente gli studi. La cosa però sapeva che non avrebbe fatto felice il padre, e l'ansia di doverlo confessare non lo lasciava dormire la notte. Povera Stella. Per non affrontare il padre, inizialmente aveva pensato che l'unica via d'uscita dalla sua angoscia fosse fuggire di casa, cosa che trovò il coraggio di fare una volta, ma fu trovato subito riportato in casa. In realtà pare fosse lui stesso a chiamare i genitori per farsi andare a riprendere. Un bimbo minchia, non saprei come altro definirlo. José però era sempre più convinto di avere bisogno di iniziare una nuova vita da zero e mettere fine al suo calvario. Optò per una soluzione definitiva. Se fosse semplicemente scappato di nuovo, infatti, lo avrebbero sicuramente cercato e trovato e riportato di nuovo a casa. Certo che se sei tu a chiamare per farti venire a prendere, perché ti manca il ciuccio, ci sono poche possibilità di scomparire e di iniziare una nuova vita, non credi? Comunque. Quindi il genio, il 1º aprile, intorno alle 7 del mattino, dopo che aveva passato tutta la notte sveglio nella sua stanza, sdraiato accanto alla sua katana, si alzò ed entrò nella stanza in cui dormiva suo padre, Rafael, 51 anni. Sollevò l'arma, lo colpì al collo e al viso, con la katana appunto, e almeno 17 volte al petto, uccidendolo brutalmente, fino quasi a decapitarlo. Al corpo del pover'uomo mancavano 3 dita, presumibilmente perché aveva cercato di difendersi. Poi andò nella stanza dove dormivano sua madre Mercedes, di 54 anni, e sua sorella Maria, di 9 anni,
che ricordo era affetta dalla sindrome di Down, e le uccise allo stesso modo. Probabilmente l'invertebrato premeditava l'eccidio da oltre 15 giorni. Gli inquirenti racconteranno che dopo i primi colpi la punta della katana si era rotta ed il ragazzo era stato costretto a finire la sua famiglia con un machete che conservava dentro un armadio. Per impedire che la puzza dei tre cadaveri allertasse i vicini, José aveva pensato bene di mettere tutti e tre i cadaveri all'interno della vasca da bagno che aveva riempito di acqua, ma riuscì ad immergervi soltanto quello della sorellina, che era più leggero, ma ormai sfinito per la fatica, era stato costretto a lasciare il corpo di suo padre a metà strada tra la camera ed il bagno, come evidenziato da una lunga scia di sangue presente lungo tutto il corridoio della casa. Il corpo della madre giaceva ancora sul letto dove era stata uccisa, orribilmente mutilato da ferite sul petto, sulle braccia e sulla testa. Dopo gli omicidi, José aveva infilato delle buste di plastica sulla testa delle sue vittime. Gli psichiatri, i dottoroni, interpretarono questo gesto come un segno di pentimento, vergogna e compassione che il ragazzo aveva provato ripensando alle sue azioni. Secondo loro voleva evitare di guardare i loro occhi, ormai senza vita. Ma José ha dato una spiegazione molto più semplice. Le teste di sua sorella e di suo padre erano state così danneggiate dai tagli che i pezzi di carne venivano sparsi ovunque quando li trascinava in bagno. Perciò lo aveva fatto, per evitare questo fastidioso spargimento di resti umani per la casa. Dopo il massacro, il giovane si era dato alla fuga, ma quella stessa mattina, non è chiaro se avesse chiamato lui stesso la polizia per confessare o, come riportano altre fonti, avesse confessato agli omicidi ad un amico, la cui madre aveva immediatamente allertato le forze dell'ordine, gli agenti si recano subito sul luogo del crimine e dopo un rapido sopralluogo avevano lasciato l'appartamento con orrore, affermando che quella era una delle scene peggiori che avessero mai visto in tutta la loro carriera. Una scena degna di un film dell'orrore. La brutalità del crimine era semplicemente scioccante. Dal giorno in cui si era diffusa la notizia dei brutali omicidi, il nome di José Rabadán Pardo è conosciuto in tutta la Spagna come l'assassino della katana e la sua immagine, nonostante fosse minorenne, fu mostrata, alcuni dicono senza scrupoli, visto che era minorenne, io dico a ragione, in vari media. C'è un bimbo minchia, armato, senza cervello, senza freni, psicopatico, che circola con una katana dopo aver sterminato la sua famiglia ed io mi devo fare scrupoli a mostrare la sua immagine in quanto il bimbo è minorenne? Ma certe persone, da quale pianeta provengono? Il caso aveva prodotto grande costernazione nel quartiere e centinaia di curiosi e giornalisti si erano radunati fuori dalla casa dei Rabadán. I vicini avevano assicurato che si trattava di una famiglia molto perbene, ben voluta dall'intera comunità. Tutta la Spagna si indigna per il triplice omicidio e l'arresto dell'assassino diventa una priorità nazionale. Alcuni testimoni affermarono di aver visto José Rabadán vicino alla sua casa mentre osservava la scena in lontananza, ma la polizia non riuscì a trovarlo subito. Intanto i ritrovamenti effettuati all'interno della sua stanza cominciavano a delineare un'immagine di lui molto diversa da quella di un ragazzo tranquillo e normale e che salutava sempre. In camera sua, dentro un armadio, furono trovati un paio di libri legati al satanismo, una vasta collezione di coltelli con lunghe lame, grandi macete, asce, stelle ninja e tirapugni con punte. Diciamo che non era proprio un adolescente normale, altrimenti una pila di giornalini non proprio della parrocchia ci si aspetterebbe di trovare. La sua famiglia era a conoscenza del suo arsenale di coltelli e non era contraria a questa sua passione. Tant'è vero che, come abbiamo detto all'inizio del racconto, suo padre gli aveva regalato la katana con cui lui li aveva uccisi tutti. Mentre la ricerca del giovane continua, una telefonata informa la polizia che José si sta dirigendo verso Barcellona per incontrare una ragazza di nome Sonia che a quanto pare aveva mantenuto i contatti con lui attraverso il social network. La ragazza aveva detto ad un amico che il giovane l'aveva chiamata per farle sapere che sarebbe andata a trovarla nei giorni successivi e che le aveva confessato di aver ucciso tutta la sua famiglia. La ragazza aveva subito allertato le forze dell'ordine. Grazie a Dio ci sono ancora adolescenti assennati e con valori nella vita, valori veri. Alla stazione di Alicante
il giovane viene riconosciuto da un agente di polizia ferroviaria, Francisco Terol, mentre sta per prendere il treno per Barcellona insieme al suo amico di nome Oliver, che a sua volta aveva intenzione di incontrare un'altra ragazza, Sheila, con cui aveva un'amicizia sui social. L'agente aveva notato due giovani con atteggiamento sospetto, si era avvicinato e aveva chiesto loro dove stessero andando. I ragazzi avevano risposto che stavano andando a Barcellona per incontrare i loro genitori. José non sembrava particolarmente nervoso, ma non aveva bagagli e sembrava assonnato. Inoltre Terol aveva notato immediatamente la sua somiglianza con la fotografia del killer della katana, apparsa su tutti i giornali e le televisioni. Perciò aveva chiamato la polizia che aveva arrestato José e il suo amico Oliver. Erano passati 3 giorni dagli omicidi. Sebbene Oliver non fosse coinvolto nel crimine, sapeva quello che José aveva compiuto e lo aveva persino visto sbarazzarsi di una maglietta insanguinata, ma aveva accettato comunque di accompagnarlo a Barcellona. Ecco perché bisogna rallegrarsi dell'esistenza di ragazze come Sonia, che aveva allertato la polizia. Secondo gli agenti, José Rabadán si era comportato in modo naturale, molto sereno e persino freddo. Davanti agli agenti della questura di Alicante, José dichiarò, in presenza di un avvocato, i motivi della strage. «Volevo vivere un'esperienza diversa, stare da solo senza che i miei genitori mi cercassero». Poi aggiunge: «Ho amato molto i miei genitori e mia sorella». La domanda sul perché avesse ucciso anche sua sorella, che amava così tanto, ha risposto: «E cosa avrebbe fatto da sola al mondo? L'ho uccisa per non farla soffrire». «Ma è o non è un fiore di ragazzo? Guarda, proprio da tenerselo stretto, fino a sminuzzarlo». Durante l'interrogatorio José non ha versato una sola lacrima. Dopo l'arresto, per cercare di dare una motivazione a tanta violenza, i soliti esperti avanzarono l'ipotesi che Rabadán fosse ossessionato da Leonard, il protagonista del videogioco Final Fantasy, del quale il ragazzo era grande appassionato. Alcuni arrivarono anche a confrontarlo fisicamente col protagonista del videogioco per il taglio dei capelli e perché, sempre il personaggio, era solito usare una spada. Si scatenò un acceso dibattito sull'influenza dei videogiochi sul comportamento violento di alcuni adolescenti. L'esposizione mediatica e le immagini di José hanno suscitato la reazione di centinaia di giovani che hanno iniziato a inviargli lettere in carcere, molti di loro identificandosi con lui. Lo ammiravano per essere stato in grado di uccidere la sua famiglia a sangue freddo. In molte lettere i fan del ragazzo hanno confessato di voler fare la stessa cosa, ma di non avere il coraggio di mettere in pratica questa insana fantasia. Molte ragazze gli avevano inviato lettere di carattere romantico perché sostenevano di essere innamorate di lui. Dico, ci stiamo capendo? Ma questa gente, ma perché deve stare al mondo? Ma vuoi uccidere i tuoi genitori? Vattene da casa e vai a lavorare, fatti una vita. Oppure li vuoi uccidere, però non lo fai, se no chi ti compra il telefonino, la console, i vestitini fighi, alla moda? Braccia rubata all'agricoltura, inutile emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo sono questi giovani. Non vi fa rivenire in mente il caso di Pietro Maso, che sterminò i genitori solo perché voleva fare la bella vita con i loro soldi? Come vedete, tutto il mondo è paese. Tutta questa attenzione sembrava solo gonfiare l'ego di Rabadán, che si comportava in modo sempre più aggressivo ed arrogante dietro le sbarre e nelle sue successive apparizioni pubbliche. Volendo sdrammatizzare, l'unica cosa che mi viene in mente guardando questa foto è: come mi fa incazzare quando fa così! José Rabadán è stato trasferito al tribunale minorile di Murcia e dopo una breve udienza, che è stata risolta senza arrivare al processo, è stato condannato ad 8 anni di internamento in un centro minorile e 2 anni di libertà vigilata ai sensi della legge sui minori. Una sentenza che ha causato una certa reazione negativa nel pubblico, che, considerata la gravità degli eventi, riteneva la pena troppo lieve. Durante questo periodo José ricevette un trattamento psichiatrico. Secondo la perizia, Rabadán soffriva di un grave disturbo della personalità, misto a tratti schizoidi, narcisistici, antisociali e sadici, che avevano diminuito la sua capacità di comprendere le conseguenze delle sue azioni. Gli stessi medici avevano consigliato che, dato il suo potenziale pericolo a causa del disturbo di personalità di cui soffriva, avrebbe dovuto trascorrere diversi anni in un istituto psichiatrico penitenziario o in una struttura simile,
in modo che i suoi problemi mentali potessero essere trattati e potesse essere riabilitato socialmente. Ma José è stato addirittura rilasciato 7 mesi prima del previsto, su parere dello psichiatra, al quale la procura non si è opposta, messo in regime di libertà vigilata in una comunità religiosa evangelista chiamata Nuova Vida, situata in Cantabria. Nel suo periodo a Nuova Vida, José pare sia riuscito a rifarsi una sua vita. Oggi José Rabadán ha messo su famiglia, vive con la sua compagna Tania, figlia di un pastore evangelico, e sua figlia Mercedes, come la mamma. Da allora è rimasto nell'anonimato, ma integrato nella società da cui un tempo sarebbe dovuto rimanere separato. Gli psicologi affermano che, una volta scontata la sua pena, oggi è un esempio di reinserimento. A questi psicologi glielo metterei come vicino di casa il giovine. Vediamo se poi se lo coccolano così tanto. Alla fine del 2017 è stato messo in onda da D-Max il documentario Io fui un assassino, il crimine della katana. La trasmissione ci permette di vedere cosa resta di quell'adolescente che ora ha più di 32 anni. La sua immagine, ribadisco e sottolineo immagine, è completamente diversa da quella che ricordavamo di lui. Di ragazzo dai capelli lisci a caschetto, spavaldo ed insensibile. Adesso l'uomo si mostra ordinato, con i capelli corti, sempre sereno davanti alle telecamere, e spiega che, grazie alla religione, adesso abbia una vita regolare. Dice che grazie alle terapie ricevute nei centri in cui è stato ricoverato è guarito ed è stato riabilitato. Ma è possibile riabilitare un assassino come José Rabadán? Durante l'intervista Rabadán ha cercato di rispondere a una delle domande chiave del caso. Perché lo hai fatto? La risposta è complessa. Rabadán ha mostrato molte caratteristiche che lo avvicinano molto ad uno psicopatico. È una persona narcisista, è fredda, priva di emozioni. Quando parla del crimine che ha commesso, ammette di averlo commesso, ma secondo le sue stesse parole, assicura che quando era di fronte a suo padre, con la katana in mano, era come se fosse una forza sovrannaturale a guidarla e non lui. Questi elementi supportano l'idea che Rabadán fosse davvero in uno stato di psicosi prima e durante il triplice omicidio. Non è insolito che degli psicopatici dichiarino di essere stati posseduti da qualche forza malvagia, di avere sentito delle voci che gli hanno ordinato di fare cose terribili o che non erano in loro durante il crimine. Dichiarano spesso di aver osservato dall'esterno gli eventi, come se semplici spettatori di ciò che stava accadendo. Ma dal suo racconto non traspare alcun segno di reale rimorso e pentimento. L'espressione del suo viso è a dir poco indisponente e persino inquietante quando nasconde, male, un ghigno mentre racconta gli omicidi. Si lamenta, poverino, del fatto che l'etichetta che una volta gli era stata appiccicata addosso probabilmente lo perseguiterà ovunque andrà e dice: «Molti mi considerano ancora un mostro». A questo punto, parafrasando Franco Lesner: «Ma vattene a fanculo te, tutto ospedale!» Io veramente non so che dire, e non voglio dire, altrimenti YouTube mi chiude il canale. Mi piacerebbe invece leggere i vostri commenti sulla vicenda. Adesso vi saluto e vi aspetto numerosi al prossimo video. Ciao a tutti!